Patres fratres. Gaudet Mater Ecclesia. Gaudet Mater Ecclesia. La Madre Chiesa gioisce. Il discorso, in latino, si apre così. Dura 37 minuti, nel corso dei quali Giovanni enuncia di fatto il programma del Concilio e ne fissa gli obiettivi. Non si tratta, dice, di mettere in discussione la sostanza del messaggio cristiano giunto fino a noi, ma di trovare nuovi modi per comunicarla all'uomo contemporaneo, eliminando dalla vita della Chiesa tutto ciò che non è essenziale e che anzi rischia di fare da barriera. La Chiesa, soprattutto, non deve più lanciare anatemi e minacciare punizioni, non può stare solo sulla difensiva come una fortezza assediata, ma ha il dovere di cercare un confronto sereno con tutti. Vanno superate le divisioni e le incomprensioni con i fratelli nella fede appartenenti alle altre confessioni cristiane. Verso i protestanti e gli ortodossi è arrivato il momento di cercare ciò che unisce, non ciò che divide. È un discorso propositivo, ma Giovanni si toglie anche la soddisfazione di criticare quelli che definisce i profeti di sventura, gli esponenti della Chiesa, alcuni anche nella Curia Romana, che nei tempi moderni non vedono altro che prevaricazione e rovina. Noi dissentiamo, dice il Papa, da chi annuncia eventi sempre infausti. Il mondo cammina, non è vero che tutto il buono sta nel passato, bisogna comunicare con spirito giovane e confidente. Il cardinale Ottaviani, capo del Sant'Uffizio, commenta: «Spero di morire prima della fine del Concilio, così potrò morire da cattolico». La lunga giornata dell'11 ottobre 1962 si conclude la sera con una delle pagine più celebri e ancora oggi più commoventi nella storia del pontificato di Giovanni e dell'intera Chiesa cattolica. Alle ore 6:30, 7 già ormai in ottobre, è già quasi notte, mi telefonano dalla segreteria di Stato.